Due strumenti che creano il fenomeno delle possibilità di più soldi che si mostrano nella tua vita sono la domanda e la scelta. Poi c'è un quarto elemento della creazione, ma ne parleremo in un altro video perché mi piacerebbe approfondirlo. Ma prima di tutto, nessuno ci insegna che devi semplicemente scegliere qualcosa per far sì che l'universo inizi a riorganizzarsi, per far sì che questo arrivi nella tua vita. E non hai bisogno di sapere come si mostrerà. La scelta può essere: wow, questo è bellissimo, mi piacerebbe questo. Questo è tutto, e poi lo lasci andare. Poi magari 6 mesi dopo, un anno dopo, wow, ho chiesto questo e si è mostrato. Quello che invece in questa realtà ci è stato insegnato è rendere tutto significativo, controllare, computare, essere costanti, cercare di fare tutto giusto, tutto ciò che ci è stato insegnato è veramente l'opposto di quello che ci porta i soldi nella nostra vita con facilità. Quindi, domanda, se percepisci che c'è qualcosa che deve cambiare affinché tu abbia soldi, chiederai questo: cosa devo essere qui affinché più soldi si mostrino? Che cosa devo cambiare? Cosa è richiesto qui? Se sei nella domanda, le consapevolezze si mostreranno. Se invece ti siedi e dici: desidero più soldi, mi piacerebbe avere più soldi, ma se tu non sei disposto davvero a scegliere di avere soldi o di essere l'energia dei soldi o di riceverli, e se non sei nella domanda, non riceverai le consapevolezze. Quindi scelta e domanda aprono spazio e ti ridonano consapevolezze e poi puoi iniziare a giocare con l'essere il contributo. Quindi ti auguro una giornata meravigliosa e spero che questi strumenti siano utili. Ciao!